Questo esempio quanto costa? 79. Questo è uno dei testi che serve a giurisprudenza. E questa è un'aula studio. Fotocopie dei libri, fotocopie, 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 che sono illegali. Senza soldi non si cantano messe e quindi i libri non si possono acquistare originali perché costano un botto. Spendiamo tantissimo, spendiamo le tasse per l'università, il viaggio per venire, per mangiare, più 50 euro al libro nuovo. Libro fotocopiato, 3-4 euro, passa la paura. Quello originale costa troppo e visto che poi il libro lo uso mo, poi non penso che lo userò più, quello fotocopiato va bene. Il risparmio c'è? Sì. Però non è legale. Lo so. Non lavoro, quindi devo solo studiare, che mi mantengo nei miei all'università. E quindi non ce lo possiamo permettere. Cioè, ci sono professori che pretendono i libri originali solo perché li hanno scritti loro magari. E 70 euro per un libro è veramente eccessivo. Decidiamo di andare a testare da vicino il risparmio. Andiamo in una delle diverse copisterie che vendono libri fotocopiati. E c'è un bel po' di folla. Francese? Caretti di servo diritto pubblico, conforti diritto internazionale, conforti focarelli delle Nazioni Unite. 30 euro. Tutto 30 euro. Sì, però sono uno solo, tre libri, non ne compongono solo originali. E i librai cosa ne pensano? Che le fotocopie è un fatto illegale, l'illegalità bisogna combatterla. Noi abbiamo perso il 90% del nostro fatturato. Le librerie a Napoli stanno chiudendo, hanno chiuso in questa zona 22 librerie perché non vendono più libri universitari. Il diritto allo studio per molti casi viene calpestato se un libro costa 80 euro. Guardi, il diritto allo studio è un problema che riguarda le istituzioni, non riguarda chi fa i libri, perché il libro ha un costo, ripeto, legato a tanti fenomeni, a tante cose. Insomma, certamente ci sono dei costi aziendali che la gente non comprende. Vediamo cosa rispondono gli studenti. Penso che non sia giusto da un lato, ma che sia, diciamo, una necessità per molti dall'altro. Ho anche dovuto affrontare una spesa, parlo di 100 euro per un solo esame, cioè per due testi, un manuale e una parte speciale. Non c'è nessuna copertura, non c'è nessuna agevolazione, non c'è comunque un uso delle biblioteche né un'agevolazione a far sì che all'interno delle aule studio, delle biblioteche, si possa usufruire dei testi. Diventa quasi una, purtroppo, una necessità. Non è legale, però di sicuro, insomma, costituisce poi una via alternativa al dover fronteggiare questo costo effettivamente troppo oneroso. Non c'è una copertura delle borse di studio, in quanto in Campania, che è la regione più disastrata da questo fronte, è solamente al 35% la copertura degli idonei beneficiari effettivi di borsa di studio. Se consideriamo che uno studente che voglia studiare dalle biblioteche d'Ateneo si trova poi gli orari non coincidere con quelli dell'Ateneo stesso, perché molto spesso c'è carenza di personale, e se consideriamo che non esiste in Campania un tipo di reddito di formazione che possa permettere allo studente di emanciparsi e di fornirsi di tutti gli strumenti necessari a concorrere e a completare la propria formazione, è evidente poi che la maggior parte degli studenti finisca a studiare sui libri fotocopiati. Essere studente non costa soltanto per i libri, ma ci sono una serie di spese che non vengono per niente coperte, e abbiamo oltre a questo una copertura veramente ridicola delle borse di studio. Possono anche venirmi a dire che è illegale farmi le fotocopie, però io mi trovo in una situazione in cui il mio status di studente diventa più un onere che un qualcosa che un valore aggiunto, che un qualcosa da valorizzare. È più un onere che un diritto.